Facciamo dei proiettili di sale e li ficchiamo nelle pistole. Se quelli cominciano a scaldarsi, gliene spariamo un paio e li dovremmo fermare. Non si accorgeranno neanche della differenza. No. E poi Bob sarà alla guida e... Non voglio usare Bob. Cosa? Non voglio usare Bob. Ma è il nostro autista, il mucchio selvaggio non è al completo senza un autista. No. Che è successo fra te e Bob allora? Mumbles, c'è una cosa che riguarda Bob che non credo tu sappia. Che cosa? Che è un finocchio? Ah, che cazzo te l'ha detto questo? Andiamo, lo sanno tutti che è una checca, sei l'unico a non saperlo. No. No, gli piacciono i maschi. È tutto uccelli tranne passere e colombe. Ma di che cazzo stai parlando? Ci ha provato con te? Certo, ci ha provato, sì. E dov'è il problema? Doveva essere la sua ultima serata. Ti sei preso cura di Bob. È così che si fa con un vero amico. Ben fatto. E non lo dico agli altri. Che cazzo vorrebbe dire? Non lo dici agli altri cosa? Dai, che avete fatto? Gli hai succhiato? Ehi, basta così, d'accordo? Che cazzo succede qui? Perché tu gli hai succhiato? Devi averlo toccato. No! Eh? Frena! Io non sono gay, va bene, Mumbles? Mi ha solo chiesto se volevo ballare, tutto qui. Era un ballo lento. Hey! Che cosa mi ha fatto diventare? Mr. Wantu, c'è una cosa che tu devi sapere sul nostro Bob. Secondo te chi si è occupato di tua madre prima che morisse, mentre ti facevi due primavere? Eh? Non è toccato a me. E io sono il tuo migliore amico. No, è toccato a Bob. Bob andava lì 6 volte a settimana a controllare che si prendessero cura di lei. Le hai strappato il cuore a tua madre quando te ne sei andato e Bob ha fatto il possibile per restituirglielo. Sai che ti dico, Mr. Wantu? Se potessi avere la metà dell'umanità che ha Bob al prezzo di essere un finocchio, ci penserei sopra. Non troppo a lungo, ma dovrei considerarlo, sai? E il bambino...